carissimi. Se state leggendo questo scritto, allora non sono più tra il mondo dei vivi. Perlomeno non nel mondo dei vivi per come lo conosciamo. Scrivo questa lettera perché se c'è una cosa che mi ha sempre angosciato, sono i funerali. Non che ci fosse qualcosa di male nei funerali. Dare l'ultimo saluto ai propri cari è una tra le cose più umane e più poetiche in assoluto. Era un nostro caro amico di tutto il gruppo e è qui con noi anche adesso. Lo sentiamo, quindi. Mi è rimasto impresso la sua forza, la sua voglia di vivere. Era sempre, sempre con un'aria di positività in tutto quello che faceva. Tu dicevi che la vita è un dono. Tu sei stato il dono della vita per tutti noi. Grazie Sammy, ti voglio bene, mi manchi. Fin da bambino, come ben sapete, la progeria ha segnato profondamente la mia vita, sebbene non fosse che una parte piccolissima di quello che sono. Non posso negare che ha influenzato molto la mia vita quotidiana e non ultime le mie scelte. Non so il perché e il come me ne andrò da questo mondo. Sicuramente in molti diranno che ho perso la mia battaglia contro la malattia. Non ascoltate. Non c'è mai stata nessuna battaglia da combattere. C'è solo stata una vita da abbracciare, per com'era, con le sue difficoltà, ma pur sempre splendida, pur sempre fantastica, né premio né condanna. Semplicemente un dono che mi è stato dato da Dio. Ci rispondevi sempre che non avresti cambiato nulla della tua vita perché eri riuscito a renderla unica. Ecco, questo sei, una vita unica. Lui diceva una frase spesso e diceva: nella vita ti può capitare di essere un po' giù, però sei caduto in basso, da domani fai altro che risalire. Lui aveva sempre la positività, sempre. Lui aveva la positività, dava la positività e creava positività in tutte le persone. Come non ricordare i tuoi scherzi per far saltare le interrogazioni a qualunque costo, veramente a qualunque costo. Sbucavi da sotto la cattedra travestito da alieno o lasciavi una finta multa di divieto di sosta nell'auto delle professoresse. Tutte storie vere. La cosa che mi piaceva soprattutto di Sammy come persona era che, oltre ad essere una persona molto sincera e diretta, schietto a dire le cose, tu potevi passare da essere il più cretino a fare le cose più stupide insieme a lui, e dopo due secondi seri, per gli argomenti importanti, eccetera. E siamo nella scuola di Fagiani, che facevamo sempre il Summer Beach a 9 con Sammy. È il gruppo storico di amici, compagni dell'asilo, delle elementari, delle medie superiori. E questa maglia, diciamo, è della squadra che facevamo tutti, prendevamo parte a questi tornei a 9, e sono proprio felice di quello che è stato e cosa siamo stati insieme come compagnia, ecco. E allora ti salutiamo come facevi sempre tu, con un abbraccio sincero e il tuo inconfondibile "te voglio bene". Ciao Cancaro. Era sempre pronto a sentire quello che tutti avevano da dire. Qualsiasi difficoltà avevamo, qualsiasi problema, lui era pronto ad ascoltarci sempre, mai a giudicare le persone. E questo è il messaggio più importante che dobbiamo tenerci, il fatto di sapere che ogni giorno della nostra vita può essere l'ultimo. E lui viveva pieno ogni giorno, riempiva la giornata di mille cose e le portava tutte a termine. E io mi diverto a leggere le storie dei grandi della storia, e Sammy è stato dono di questo per quanto mi riguarda. È come se il Signore avesse giocato con me e mi avesse chiesto
e mi avesse detto adesso ti mostro come lavorano e come vivono i grandi. E ho vissuto questo, io devo essere sempre grato a Dio di avermelo messo accanto. Sammy vi direbbe, ciao amici, grazie per essere venuti, vi voglio bene. Avevo una fede che, non so, neanche un vescovo parlava come parlava lui. Comunque per me Sammy resta sempre, c'è sempre e non sparirà mai. Una prova l'ha data oggi perché dopo giorni di brutto tempo ha fatto una giornata splendida e ha dato un ulteriore regalo a tutti noi. Ha riportato il sole. Ha riportato il sole, veramente. Questo è Sammy.